Buongiorno professore, qual è la sua valutazione in merito a questa iniziativa? Questa iniziativa ha un molto significato per tanti aspetti. In sé è una documentazione fotografica, peraltro di fotografie bellissime, se posso permettervi, della Roma durante il lockdown. Quindi è da un lato un documento storico vero e proprio, perché si vede la città deserta, non abbandonata ma deserta, e su questo concetto si gioca un po' tutto il senso della sequenza fotografica che poi adesso diventa una mostra. Cioè è un'immagine di un luogo che si percepisce ribaltato rispetto alla quotidianità. Cioè, Roma è strapiena di turisti, movimento enorme, sovente caos. Qui al contrario si vedono soltanto l'architettura, le strutture, cioè si vede la città e si capisce effettivamente che la storia dell'urbanistica di Roma dal Medioevo a oggi, perché le fotografie documentano tanti luoghi, è una specie di grande cammino dentro la storia che si può percorrere sia silenziosamente nel proprio intimo, sia nel clamore a talora anche eccessivo del turismo di massa che oggi naturalmente impera a Roma e ovunque nel mondo. Quindi è una manifestazione che contiene insieme una specie di insegnamento morale, culturale, spirituale. Esalta moltissimo la dimensione della Roma religiosa, della Roma sacra, della Roma papale, che nello stesso tempo però è la Roma laica, repubblicana, dei cittadini di tutto il mondo. Caput mundi, come si diceva anticamente.